siamo partiti. Terrazza del Principe Cerami, siamo qui dopo il G7 che è appena terminato a Taormina, tornato tutto normale, il nostro chef è ancora vivo. Facciamo vedere Massimo Mantarro, che tra l'altro ha cucinato per i grandi della terra. Come no, certo. Ecco, quindi lei non ci ha potuto rivelare nulla durante, ma ora può farlo. No, ma infatti, si sicuri. Tra l'altro hanno fatto un po' freddo su questa terrazza e hanno mangiato su quella sala lì. Erano in 9, più 9 persone. Avevano un piatto unico il primo giorno a base di carne e il secondo giorno a base di pesce, più un dessert. Top. Sì, la sua cucina. Sì, era il Principe Ceramica. Quindi, ma questi grandi, no? Del G7, poi conoscono i ristoranti, cioè conoscono anche loro il Guida Michelin, immagino che, come dire, siano venuti, hanno scelto, credo, hanno voluto, credo, no? Qualcuno ha fatto carte false, immagino, per venire Io credo che comunque erano molto presi da quello che era la loro operatività giornaliera, sì. Quindi hanno dato poco conto a quello che era magari il cibo, perché hanno mangiato qui solo un piatto unico, quindi una cosa molto veloce sullo stesso tavolo da lavoro. Quindi sì, sicuramente sapevano dove erano, ma il contesto era un altro comunque. Quindi è stata una cosa seria, insomma. Abbastanza impegnativa comunque. Perché tra l'altro poi girava intorno un entourage di circa 600-700 persone al giorno che mangiavano in diversi orari, con diversi fasi, quindi è stata abbastanza impegnativa. Una bella esperienza. Una bella esperienza, sicuramente. Lei non è che ha ricevuto degli ingaggi? No, per caso? No. Si sicuri. Quando mai no. Bene, come stiamo andando? Com'è il menù dell'estate 2017? Beh, ora lo vedrai, è un menù semplice, molta cultura, quindi molta Sicilia all'interno, sicuramente piatti freschi, giovani, con dei profumi e delle persistenze aromatiche molto importanti, perché la Sicilia è molto, molto barocca da questo punto di vista, no? Ma se ne renderà conto poi assaggiando il nostro. Bene, quindi avremo modo poi di parlarne, quindi altre novità? No. Beh, abbiamo intanto noi ci rivediamo dopo un anno, sì. Doveva esserci un passaggio, il passaggio è avvenuto, chiaramente Mantarro, squadra che vince non si può assolutamente cambiare, certo, abbiamo 2 stelle Michelin, quindi il massimo, massimo qui a Taormina, certo. Ecco, che è poi l'ombelico del mondo, ecco, quindi, no. Ecco, e quindi e quindi dopo un anno, perché noi poi abbiamo provato questo ristorante, anzi la cucina di Mantarro, nel ristorante dove servite il pranzo, sì, dove viene proposto una cucina dello stesso livello, appunto, sì, 2 stelle Michelin, esatto. Però diciamo non barocca, no, come diceva lei prima, ma magari un po' più sulla semplice. Nouvelle cuisine, esatto, no? Esatto. Quella... Infatti, sono 2 realtà differenti alla fine. Mezzogiorno è un impegno differente da quello della sera. La sera è un fine dining a tutti gli effetti, poche persone, una ventina di coperti, a mezzogiorno facciamo qualcosina in più. Una cucina semplice anche quella, però che rispecchia l'albergo a 360 gradi. Questo si è mantenuto, quindi c'è stato un cambio di proprietà, sì. Quindi l'albergo adesso è anche un nuovo direttore, che tra l'altro è una nostra conoscenza di Cortina, arriva direttamente da Cortina. Sì, dottor Padula, come no. Ecco, dottor Padula, che non è qua con noi purtroppo, ma ha preso le redini proprio col G7, sì. Mi sembra sia stato all'altezza. Come no. Ecco, e quindi... Quindi c'è una nuova proprietà e quindi tutto continua, e quindi facciamo i migliori auguri al nostro Massimo Mantarro, chef 2 stelle Michelin. Grazie.